le ceramiche arcaiche del 300 e l'eccelso Satiro e Fanciullo di Mastro Giorgio. Le ceramiche rinascimentali e la coppa e piatto di Alfredo Santarelli. I boccali di taverna e quelli a lustro di Paolo Ruboli. Tutti autentici gioielli che da soli valgono la visita a questo speciale museo. Risalendo lungo il corso del Chiascio, si sfiorano le pendici del Monte Subasio, su cui si staglia Assisi, con il suo imponente monastero francescano, che conserva anche opere e memorie ceramiche. La verde valle ci accompagna poi fino alle porte di Gualdo Tadino, dominata dalla possente Rocca Flea, sede del Museo Civico. Qui sono raccolte le opere dei due maggiori ceramisti gualdesi, Paolo Ruboli e Alfredo Santarelli, che nella seconda metà dell'Ottocento hanno riportato la produzione ceramica ai livelli eccelsi che aveva nel Cinquecento, riscoprendo e ridando vita alla tecnica del lustro e al colore cangiante del rubino e dell'oro. Solo se il viaggiatore ha la fortuna di assistere alla cottura dentro le uniche muffole storiche rimaste attive in Italia, scopre tutta la magia del fuoco. L'argilla viene normalmente cotta due volte, ma per ottenere i cangianti riflessi metallici del lustro occorre stendervi sopra un impasto di sali metallici e cuocerla a terzo fuoco, a bassa temperatura, in un'atmosfera povera di ossigeno che impedisce l'ossidazione dei metalli. Il fuoco si impadronisce della materia e la domina a suo piacimento per restituirla impreziosita e sfavillante. Spesso l'artista resta in attesa per ore prima di verificare se il risultato è quello immaginato. Mentre il lustro di Deruta è realizzato con i colori del blu e dell'oro, a Gualdo e Gubbio si realizza un lustro oro e rubino sfolgorante e impetuoso. Gli eredi di Paolo Ruboli e di Alfredo Santarelli hanno mantenuto viva questa tecnica per tutto il Novecento, rinnovando l'arte dei piatti istoriati al lustro. Gualdo è piena di famiglie di maestri artigiani ed artisti come Vittorio Pimpinelli e Fulberto Frillici, i cui genitori avevano appreso l'arte nelle botteghe di inizio secolo e che ora tramandano il mestiere a figli e a nipoti. Chi non ne ha, come Nedo, insegna l'arte a una fanciulla che ne segue i consigli e con gli occhi gli ruba i segreti. A Gualdo Tadino la ceramica ha avuto anche sviluppi industriali, sia in quella d'uso quotidiano, come la Spigarelli, sia soprattutto nell'attualizzazione dell'antica tradizione delle mattonelle, per esempio con Tagina, azienda con produzione di eccellenza per tutti i mercati mondiali. Se si segue il suggestivo fondovalle, si arriva a Gubbio, una delle più belle città medievali del mondo, il cui nome è legato alla corsa dei ceri e all'opera del più famoso ceramista di tutti i tempi, Giorgio Andreoli, noto come Mastro Giorgio, inventore indiscusso del miracolo e della magia del lustro, che per i suoi riverberi di iridescenza e rifrangenza primeggia sugli altri colori. All'interno del Palazzo dei Consoli, così come nel Museo di Porta Romana, si possono ammirare le uniche opere del sommo artista rimaste alla città. I più prestigiosi musei del mondo ne custodiscono altri indiscussi capolavori. I piatti istoriati di Mastro Giorgio appaiono sempre incantevoli e magici, come cinque secoli fa, e nessuno ha saputo replicare il sortilegio dei suoi piatti lucenti. Vi sono dipinte immagini fiabesche, esaltate dal lustro realizzato con una tecnica appresa in segreto e rimasta avvolta nel mistero, tanto che dall'Italia intera si andava a lustrare opere nella sua bottega. Con la scomparsa di Mastro Giorgio, Gubbio sembra perdere la sua anima e la ceramica subisce un rapido declino,
per riapparire dopo tre secoli ad opera di maestri come Fabbri, Carocci, Sforzolini, Antonioli, Magni, Spinaci, Pieri, Passalbogna. All'inizio del Novecento torna a risplendere il lustro per merito dei figli di Paolo Ruboli, che qui aprono una seconda fabbrica dopo quella di Gualdo Tadini. È qui che comincia a operare l'altro eccellente ceramista e notevolissimo artista eugubino, Aldo Aiò, come testimoniano le opere esposte dalla moglie Ines Spogli nella casa studio. Aldo Aiò, anche valente pittore, dopo essersi impadronito dei segreti e delle tecniche antiche, innova la creazione attingendo dapprima ai canoni Deco e Liberty e poi esprimendo la sua genialità plastica, ora con splendide ceramiche agresti, ora con bestiari e cataloghi dei mestieri, o con fanciulle in fiori, e con episodi dalla Genesi e dal Sacro. Nella città di Sant'Ubaldo, oggi la tecnica del lustro è risorta grazie a Giuseppe e Giovanni Magnanelli, Katia Valdelli, Bruno Cegni. Inoltre, la realtà della ceramica eugubina continua a vivere nelle botteghe di maestri artigiani come Valentino Biagioli, che è anche eccellente scultore e disegnatore, Pietro Rampini e Sergio Baffoni, che hanno mantenuto il legame con il passato e continuano a produrre oggetti dai colori intensi, come il decoro detto il fiore, che contrassegna molti prodotti attuali. È nei loro laboratori, come in quelli di tanti altri ceramisti, che si può cogliere il fascino dell'intero ciclo della lavorazione. Dalla manualità antica ed attuale della creazione dell'oggetto, alla delicata fase della biscottatura, alla smaltatura, al raffinato ed artistico decoro, e infine, dopo un'ulteriore cottura, alla trasformazione in un'opera unica di straordinaria bellezza. Nel corso del Novecento è stata recuperata a Gubbio anche l'antica e misteriosa tecnica dei bucheri etruschi, che ha dato vita a un nuovo interessante filone di produzione. Brocche e tazze, anfore e vasi di un nero lucente e insieme opaco, plasmate alla maniera antica ma di nuovo vive. Riscendendo lungo la stretta valle scavata dal torrente Assino, ci si dirige di nuovo verso il Tevere. Domina l'alta valle Città di Castello, sede di attività ceramiche vendute principalmente all'estero, come quelle di Fausto Bizzirri. Umbertide, con la sua rocca e la collegiata, è la città dove nel 1927 l'eclettico artista Settimio Rometti decide di fondare uno dei più interessanti laboratori della ceramica moderna, tornato oggi a nuovo splendore. Il fondatore si avvale anche dell'opera di due artisti che hanno lasciato un segno durevole non soltanto nella storia della ceramica moderna, ma pure nella storia dell'arte italiana. Leoncillo Leonardi, che qui si applica per la prima volta all'argilla, adottando una tecnica che rimarrà una costante nelle sue opere di valore mondiale. Corrado Cagli, che con le sue figurazioni potenti di soggetti agresti, immortalati dal seminatore, ha lasciato un segno profondo nella fabbrica Rometti, che rilancia la sua attività con moderne opere di arredamento. Riprendendo il corso del Tevere, si superano i tre ponti alle pendici del colle su cui è posta Perugia, dove il viaggiatore ancora avido di suggestioni può trovare infinite tracce della ceramica, dall'antichità ai giorni nostri. Lo storico fiume prosegue verso Orvieto, patria di un altro originale capitolo della storia della ceramica in Umbria. Il giorno volge al tramonto e il nostro viaggio sta per terminare. Il maestro artigiano chiude la sua bottega e lancia un ultimo sguardo alle opere prodotte e che domani forse saranno già museo.
il viaggio può ricominciare. L'oro e l'argento sono stati spezzati e fusi mille volte, ma i vasi di terra dureranno per sempre.